Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati. Questa sera inizio sicuramente diverso, come recita sulla mia pagina Facebook l'incipit alla diretta. Se sei una persona che da troppo tempo è costretta a guardare le calorie, se sei una persona che ha scoperto già decenni di anni fa che esistono un sacco di diete e vuole semplicemente trovare la via giusta per il suo dimagrimento, per il suo obiettivo. Se probabilmente hai sempre creduto che le calorie contino veramente poco poi in quello che è il risultato finale, beh, semplicemente questo è il tuo posto giusto, è l'unico posto che dovresti stare. Io sono il dottor Rispoli, questo è il progetto Sfera. Siamo in diretta sia nel mio gruppo chiuso Fitness Illusion, e saluto veramente tutti, sia sulla mia pagina Facebook. E come ricordo ogni volta, il progetto Sfera è l'unico percorso che in questo momento ti permette di avere un fisico magro, tonico e sodo senza mettere il fitness al centro della vita. Come intitolava la canzone, ok, come recitava la canzone bene ma non benissimo, diciamo che ogni qualvolta io sento parlare di calcolo calorico, a me viene in mente questo motivetto e sento proprio risuonare nei miei padiglioni auricolari questo bene ma non benissimo. Perché? Perché stasera capiremo un sacco di cose, capiremo intanto perché si parla di calorie, che cos'è una caloria, da cosa deriva tutto questo concetto del calcolo calorico, perché da un sacco di anni proprio in Italia si parla esclusivamente di calcolo calorico, mentre dall'altra parte noi tutti ogni giorno siamo sommersi delle diete più disparate. Al che una persona ovviamente ignorante come me, totalmente stupida e che non ha neanche uno strato di testimonianza, senza libri testimonianze, senza testimonianze YouTube e senza che tutto quello che faccio io oggi, potrebbe obiettare. Ma allora, saccente guru di torno, se le calorie sono il primo perno da guardare, come mai esistono così tante diete disparate? Facciamo un po' di esempi. La dieta zona, una su tutte, quando ero giovane io, la dieta zona spadroneggiava, la Dukan, la Paleo, la dissociata, la vegan, la pesco vegana, insomma, qualunque cosa veramente. Diciamo la dieta della banana, la dieta di ritrovato dell'ultimo frullato proteico, la iperproteica, la chetogenica, la metabolica, insomma, vedete che abbiamo un sacco di diete. Al che veramente, ripeto, qualunque personaggio che pone l'enfasi sulle calorie e che porta in alto la bandiera della croce come una crociata, no? Sapete quando nel 1200 e tot sono partiti alla testa delle crociate i buoni cristiani, no? Alla via di Gerusalemme per riconquistarla? Sembrano proprio questi crociati, no? Che portano sull'altare, okay, dei loro non risultati, delle loro false testimonianze con Photoshop, la caloria come unico testimone dei loro insuccessi. Ovviamente qui parliamo di insuccessi, ma prima di rendervi partecipi di tutto quello che è tutti i giorni quello che io faccio, io saluto ovviamente tutte le persone che siamo qua, sono qua in questo momento, saluto l'ufficio, vedo addirittura già che è arrivata una prima chiamata al numero verde, quindi oggi è record. Forse la canzone bene ma non benissimo ha fatto sì che qualcuno potesse chiamare al numero verde, che te lo ricordo in questo momento 800 477 385. Ripeto, se in questo momento vuoi veramente capire come stanno le cose e vuoi veramente capire perché, se comunque sei stato sempre bravo, hai guardato le etichette, hai capito i macronutrienti, hai posto attenzione su quello che gli altri ti dicevano, ma poi nessuno ha mantenuto le promesse, nulla è cambiato e soprattutto continuando a fare questo tipo di operazione, il tuo corpo non segue quello che dovrebbe essere un sogno. Poni particolare attenzione sulla diretta di questa sera perché capiremo tre situazioni importantissime, due verteranno per quanto riguarda la parte ormonale, mentre una terza andrà a combattere e a contrastare quello che è l'allenamento, per far capire questa situazione del perché molte persone sono costrette ad ingrassare, sono costrette a cambiare la loro composizione corporea, sono costrette a perdere massa magra, anche se pongono particolare enfasi sul calcolo calorico. Quindi voi sapete molto bene che tutte le testimonianze, credo che già il mio ufficio sta ponendo in evidenza sul gruppo chiuso, chiedo gentilmente di farlo anche qui sulla pagina, sono tutte state estrapolate senza calcolo calorico. Io lo ripeterò e lo ripeto all'ennesima potenza, il mio libro delle testimonianze di 300 VIP, anche se avevano già provato di tutto, sono state estrapolate, ci hanno messo la faccia, nome e cognome, senza avere il calcolo calorico. Quindi io non solo oggi voglio dimostrare, ma voglio anche parlare da dove deriva il mio pensiero e come è stato possibile a queste persone che non sono alieni, ma sono persone come te in questo momento che hanno già provato di tutto, nel riuscire ad arrivare al loro obiettivo. Bene,
Che dire, intanto mi fa un sacco di piacere essere qua perché fino a mezz'ora fa, 40 minuti fa, magari voi non lo potete sapere, ma ero ancora indeciso se fare o no questa diretta, mentre vedo che mi stanno già arrivando decine di notifiche, ok, però io non riesco a vederle, fermarle, eccetera, dopo ci guarderò. Ok, io saluto intanto, vedo intanto nel mio gruppo chiuso Elena, ultima arrivata, grandissima. Benvenuta, vedo Teresa, vedo Giuseppe, vedo Andrea, vedo Maurizio, vedo un sacco di persone, Filippo, Patrizia, Gianni, guarda quante quanti lifetime anche sulla mia pagina, tutto il mio ufficio, Guglielmo, Maria Concetta, Alessandra, Grigori, Guglielmo, Ketty, Amata, Alessandra, sempre lei, Roberto, Marco Luciano, eccetera. Che bello vedervi qua ragazzi questa sera, stasera andiamo in diretta sia nel gruppo chiuso sia nella pagina Facebook, fino a che il mio secondo cellulare Android reggerà la carica. Ahimè, dopo, se dovesse andare via in un momento troppo repentino, mi trovate comunque qui sulla mia pagina Facebook. Allora, incominciamo subito alla grande, torniamo un po' alle basi. Allora, cominciamo a capire questo. Perché si pone così particolare enfasi sulla caloria? Che cos'è la caloria? La caloria non è altro che unità di misura, quindi non è nulla di trascendentale, di fantascientifico, è una caspita di unità di misura, ok? Questo è il discorso. È un'unità di misura che fa sì che un macronutriente, quindi proteine, carboidrati e grassi, sviluppi energia secondo la sua digestione, quindi ogni macronutriente segue poi ovviamente un binario diverso, dopo capiremo perché questo ha particolare enfasi, per dare appunto energia e per creare movimento e energia all'interno del nostro corpo. Abbiamo appunto, ecco qua anche Jessica, Sandra, Alessandra, sempre lei, ok. Alessandra, t'ho letto tre volte però, grazie Sandra della camicia, ti piace? È un verde petrolio simile smeraldo, che con questa luce nuova oggi mi fa un po' più petrolio che smeraldo, però diciamo che è un verde smeraldo, ok? Il discorso è molto semplice, cosa vuol dire? Vuol dire che una caloria, appunto abbiamo i grassi che sviluppano 9.1 di calorie per grammo, ciao Lorenzo, abbiamo 4.1 per quanto riguarda le proteine, quindi 4, e ovviamente 4.3-4.4 per quanto riguarda i glucidi, quindi capiamo immediatamente che è molto facile lavorare su una disparità calorica per quanto riguarda grassi e gli altri due, perché proteine e carboidrati hanno le stesse e medesime calorie. E allora già qua una persona dotata di acume, e non certo io che sono estremamente ignorante, dovrebbe capire che automaticamente mangiare un chilo di pasta non è come mangiare un chilo di carne. E allora i saccenti guru che fino a due minuti fa ponevano come orde di Gerusalemme contro gli infedeli, ok, l'enfasi della caloria, dovrebbero capire che in questo momento già il loro castello di carte è bastato un mio schiocco di dita perché andasse via, non è servito neanche un mero terremoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che automaticamente, ok, andremo a capire che tutto questo è un grande bluff. Perché si pone particolare attenzione sulle calorie? Perché noi comunque abbiamo una storia, ragazzi, di vita del secondo dopoguerra che ha fatto sì che noi ponessimo particolare enfasi sulle calorie, perché ovviamente il benessere ha portato a una figura diversa della persona, ok? Ha portato comunque a far sì che prima la persona comunque fosse anche un po' più rotondetta. Negli anni 60 le persone, specialmente le donne, erano viste molto molto bene, anche con obiettivamente 20 o 30 kg in più da quello che è lo standard odierno. Infatti io non mi pongo a giudicante di quello che è uno standard, però racconto solamente quello che si è verificato nella storia, no? Quindi capiamo che invece poi con l'enfasi del fitness anni 70 e soprattutto anni 80, da un flusso derivante dagli Stati Uniti dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, è arrivato questo flusso di fitness che ha inondato l'Europa e soprattutto l'Italia, che a ruota si è agganciata al filone americano. Quindi la particolare enfasi che doveva esserci era controllo del peso, dimagrimento, peso corporeo sotto controllo, persona magra, persona tonica, e allora è ovvio che le calorie la fanno da padrone, e andremo a capirlo in un secondo momento. Ora intanto dobbiamo porre due particolari enfasi questa sera, non dobbiamo avere un binario, possiamo fare questa mano sinistra, intanto condividete la diretta ragazzi, se vi piacciono questi argomenti, se vi piace un po' come li espongo, se avete un po' capito che qui magari non siete nella diretta del fantomatico guru che vuole porsi a
paladino delle cause perse, ma abbiamo veramente casi concreti, un sacco di lifetime in questo momento, tutto il mio ufficio, un sacco di testimonianze che possono tranquillamente ribadire quello che dico. Condividete immediatamente la diretta e ditemi anche con qualche sì, sia nel gruppo chiuso sia sulla mia pagina Facebook, se vi piacciono questi argomenti. Quindi poniamo obiettivo questa cosa, no? Mettiamoci nella mano sinistra automaticamente un binario che parla di perdita di peso. Io devo vedere la bilancia che va giù, poi automaticamente se la mia composizione corporea non è delle migliori non me ne importa niente, ok? Quindi sicuramente qui parliamo di anni 80, le persone volevano essere magre, volevano essere più o meno toniche perché anche il vestiario non poneva particolare attenzione sulla tonicità, tutto era molto coprente, molto meno scollato di adesso, molto enfatico, ok? Quindi bastava tranquillamente, bene, bene Jessica, bene Luca, bene Virna, bene Alessandro, ok, perfetto, grande. Ok, grande Doris, grande, grande Alessandra, mi fa piacere. E quindi sicuramente ecco, la persona poneva particolare attenzione su quello che era il dimagrimento. Dall'altra parte abbiamo un mero dimagrimento, dall'altra parte più parità di peso, dall'altra parte abbiamo nella mano destra quello che è la vera ricomposizione corporea. E qui si pone subito un grande dilemma, perché noi purtroppo sappiamo e andremo un'ulteriore volta a declinare, chi è del settore ragazzi lo sa, però è giusto mettere tutte le carte sul piatto e dare, sarà una diretta lunga, una diretta impegnativa, una diretta sudata, una diretta incazzata, una diretta senza censure, ma è importante che qualcuno vi dica queste cose. E dobbiamo subito immediatamente capire che qui abbiamo un grande dilemma, più il nostro metabolismo basale, cioè quello che consuma il nostro corpo laddove io non compia nessun tipo di attività fisica, come se stessi automaticamente dormendo, ok? Specialmente il basale poi non è tanto quando dormi, ma quando dormi in una certa fase, ma volendo proprio essere non precisi, strapuntigliosi, ma non è un modo di fare mio, ma era solamente per darvi questa chicca. Quindi noi capiamo che più il metabolismo basale è alto, ok, più automaticamente noi perdiamo calorie, perché il 60% delle calorie che noi utilizziamo durante il corpo deriva dal metabolismo basale. La grande domanda è come fare ad avere un metabolismo basale particolarmente alto, ovviamente mantenendo maggiore massa magra possibile. Ora, noi capiamo che qualunque guru ci viene a dire che da una parte, cioè, sentite come si scricchiola proprio il castello di carte, era già caduto, però qualcuno che sta tentando di mettere degli scotch, sentite proprio come si spaccano le ossa proprio del castello, come viene giù, no? Ascoltatemi e seguitemi passo passo, anche per te in questo momento, haters che mi guardi, sarà molto semplice, perfino tu ci puoi arrivare. Allora, da una parte abbiamo automaticamente che noi dobbiamo porre il metabolismo basale come enfasi, no? Per mantenere la nostra massa magra, per produrre più calorie possibile, per dimagrire, e qualunque guru del cazzo senza nessun tipo di testimonianza a patto di qualche Photoshop prima e dopo ci dice che dobbiamo mangiare di più. Quindi ricordiamoci, ce lo segniamo a penna, dice ok, guru stupido che non sa fare il suo lavoro mi dice che devo mangiare di più per aumentare massa magra, vero? Ditemi se è vero questa cosa intanto, perché non voglio dire cose che voi poi non pensiate che siano vere, e solamente io posso dire queste cose perché solamente io ho questa camicia verde petrolio questa sera, e il fatto sì, è una tautologia, ma il che si commenta da solo. Dall'altra parte invece abbiamo che questi stessi guru che ti dicono che no, aspetta, calma, bisogna automaticamente avere il metabolismo basale alto perché più massa magra hai, e beh, per dimagrire cosa dicono? Beh, devi abbassare le calorie. È tutto un gioco di input e output calorico, cioè più tu perdi calorie rispetto a quello che hai ovviamente eseguito, ok, durante la giornata come attività fisica, dopo capiremo da dove deriva dall'attività fisica, ci arriviamo tra pochissimo, automaticamente tu andrai a dimagrire. Quindi vedete che abbiamo due pesi e due misure. Allora, giustamente il neofita, che chi non è della materia come me, che da tutta una vita che fa questo lavoro, ok, e soprattutto insegna agli altri e soprattutto ancora dimostra con casi concreti quello che fa, non solo solamente stelle di parole, automaticamente si chiede, no, da povero ignorante, ma scusa una cosa, allora cosa devo fare? Devo aumentare la massa magra per mantenere un metabolismo basale alto, oppure automaticamente devo solamente guardare il bilancio calorico, scaricarsi MyFitnessPal
e vedere, guarda, ho cosa. A parte che poi mi dovete dire come cavolo fate a capire quante calorie voi bruciate, ma va benissimo. Le so tutte a memoria, ragazzi, le formule, ma dopo capiremo perché sono totalmente sballate alla fine della diretta, o più o meno a tre quarti. Quindi rimanete connessi se volete sapere in questo momento e condividete questa cazzo di diretta. Non lo dico più, anzi, lo dirò ancora, però come l'ho detto adesso, non lo dirò più, in quanto adesso è solo adesso e dopo sarà dopo. Anche questa è una tautologia, però è giusto ripetere anche le tautologie. Ora, la cosa importante da dire è questa, no? Dobbiamo capire immediatamente chi ha ragione. Torniamo un attimo seri, dai. Chi ha ragione? Ha ragione la persona che dice, ok, poniamo enfasi sul metabolismo basale? Ha ragione la persona che dice, dopo leggerò tutte le domande, ha ragione la persona che dice, no, aspetta, guarda, è tutto un gioco di input e output. Al che anche un bambino non particolarmente dotato a livello cerebrale, come il sottoscritto, ovviamente potrebbe dire, ma scusami, ma allora io basta semplicemente che mangi meno chilocalorie di quante ne assumo. Poi cosa mangio? Non è, diciamo, qualcosa che a me serve. A me serve mangiare automaticamente, dico un numero, 1500 kilocalorie, ok, derivanti da Nutella, derivanti da burro, derivanti da pancetta fritta a 200 gradi con l'olio di semi che va più su di appunto di fumo. Chi non sa cos'è il punto di fumo lo chieda a qualche altro genere dei miei falsi colleghi di coppia sgradita che sicuramente in diretta ve lo potranno dire, ok? E chiedete anche della tautologia, automaticamente quello che noi dobbiamo andare a capire è questo, no? Cosa succede? Succede che le persone sono totalmente indecise, non sanno dove porre la loro attenzione e alla fine quello che succede è che un sacco di persone tutti i giorni ci chiamano disperate, che cercano di seguire un piano, ma poi la nutrizionista ti dice quello, poi vai da quell'altro che ti pone enfasi su qualcos'altro, poi vai da me che giustamente dico il contrario, quindi le persone non sanno veramente chi seguire. Ovvio che poi una persona intelligente, come tutti coloro che sono da me, è una stragrande maggioranza di persone che sta per arrivare, vedo che arrivano stasera, ragazzi state chiamando il numero verde come dei pazzi, ok, quindi bravi, benissimo, ok, ottimo, mi fa un sacco di piacere, quindi fatele lavorare queste persone anche alle 10 di sera, alle 9 quelle che sono, 9 e mezza, però è importante capire che voi siete ragazzi totalmente indecisi, quindi tu in questo momento sei indeciso. Ora andiamo a capire immediatamente le calorie, quando entrano, no? Nella nostra bella bocca, no? Dove vanno a finire e in che modo vanno a finire, cioè quali sono i binari, no? Nei quali una caloria viene sviluppata attraverso un macronutriente. Allora, io come ho detto ho a disposizione, no? Tre grandi macronutrienti e sono appunto tre, carboidrati, proteine e grassi, ok? Cosa differenzia taluni in questi tre macronutrienti per essere però molto basic? Ovviamente la differenza, la rapidità di assorbimento, quindi l'assimilazione, ok? E questo è direttamente correlato all'indice dinamico di questi tipi di alimenti e ne vedremo dopo in seguito. Io spero che riusciate veramente a seguirmi, ditemi se qualcosa non è chiaro, magari fatemi qualche domanda, magari fra 5-10 minuti andrò a leggere qualcosa perché vedo già delle domande abbastanza complesse, mi è sembrato un po' di vederle. E automaticamente invece, per quanto riguarda grassi e carboidrati, il tutto diciamo è molto differente, ok? Per quanto riguarda l'assimilazione, ok? Ovviamente differisce anche il posto fisico dove gran parte di questi macronutrienti vengono, come si dice, assorbiti, assimilati, sintetizzati, può essere lo stomaco, addirittura tutto parte dalla bocca per quanto riguarda i carboidrati, che diventa bolo, lo sapete tutti, ok? Poi ci sono i villi, poi c'è l'intestino tenue, eccetera, 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 ok? Quindi intanto cambia le tempistiche che determinano in modo direttamente correlato l'indice dinamico e cambia ovviamente il posto fisico, ok? Dove vengono assimilati, il tutto per creare appunto carburante, ok? Chiamiamolo carburante, siamo basic, ok? I grassi dovranno essere liberati in acidi grassi, ovviamente i carboidrati vanno poi ad alzare la glicemia, parleremo tra pochissimo della glicemia e dell'insulina, ma è importantissima questa introduzione iniziale, e le proteine vanno poi a trasformarsi in proteidi e quindi poi in amminoacidi. Cosa determina veramente la salute di una persona che fa sì che tu possa essere perfetto, cioè e disgregare e perdere tantissimo glicogeno e zucchero durante l'attività fisica, quindi durante l'attività fisica e grasso fuori dall'attività fisica, il motore della cellula che è appunto l'attività mitocondriale. Ora, quindi qui si pone un'enfasi, no? Le persone dicono, ok, allora io come faccio a porre particolare attenzione sull'attività mitocondriale? Ora, lo possiamo fare semplicemente in due modi. Nessuno dei due è correlato alle calorie.
Quindi vedete come, cioè, questo castello che è crollato ha fatto una maceria sotto che stiamo dirigendosi verso il punto più oscuro della terra, ok? Coloro i quali tentavano ancora inutilmente di stare lì con scotch, scalpello, martello, setaccio, qualunque cosa, rastrelliera, sputo, anche a sputo cercano di tirarlo su, non ce la fanno più. Perché tutto, perché poi viene detto questo? Non puoi dire no, ma perché allora ci ingannano con le calorie? Perché è molto facile tenere una persona per le palle, ok, e dire guarda, tu devi mangiare quel tipo di calcolo calorico lì e non devi sgarrare, perché sarà impossibile, perché io stesso ho una vita frenetica, perché spesso sono fuori, perché non posso sempre portarmi i pasti, perché spesso poi si sgarra, perché non mi ricordo quello che ho mangiato, perché non posso stare lì come dicono tanti e mi fanno veramente venire il ribrezzo, mi fanno vomitare, io ho il mouse qui arrotolato e vedo a srotolarlo, perché non riesco neanche a vederlo arrotolato con queste cose che mi vengono in mente. Perché le persone mi dicono tenete un diario alimentare. Beh, certo, io guarda, con due figli, quando non so che cazzo fare, mi fermo, mentre ne tengo in braccio uno, no? E l'altro urla, dico aspetta un attimo che vado a fare il diario alimentare perché il falso guru mi ha detto che devo tenere 7 giorni di dieta. Non mi devo mai dimenticare. Poi se capita che magari, non so, la tua compagna dice aspetta, assaggia prima tu la minestrina perché magari è troppo calda, se no poi lo stiamo a bruciare, io devo assaggiare la minestrina, porre tutto fermo, mettere in stand-by, dico aspetta che devo andare a scrivere, aspetta cos'era, 10 grammi e mezzo di minestrina. Allora, perché poi tutto fa molto ridere questo, ma questa è la vita reale. Quindi tutte quelle persone che vi dicono fate queste robe qua, quello che mi chiedo è, ma hanno famiglia, hanno figli, hanno lavoro? Hanno tempo da perdere, oppure pongono solamente attenzione sulle gare, non hanno un cazzo da fare nella vita e semplicemente vi dicono a voi quello che dovete fare sulla loro frustrazione quotidiana. Fa tutto molto ridere, fa tutto molto ridere, fino a che tutto questo ridere non diventa un senso di frustrazione che ti porta a vederti assolutamente non bello, non tonico e non magro. Ok? È la verità. Virna, è la follia, però le persone dicono: no, ma tu sai, devi tenere un diario alimentare di 7 giorni, non ti puoi sicuramente dimenticare. Ma io dico: ma dove cacchio? Stasera mi sono riproposto di non dire troppe parolacce, almeno fino ancora 10 minuti, poi mi sfogo, poi mi lascio andare, spacco i bottoni, dopo vado, no? Però almeno per rispetto alla mia bajour nuova, ho detto: guarda, cerchiamo di no, e al ventilatore che è qui pronto, ok? Sempre che gira USB, di non dire troppe parolacce. Però tutto questo fa ridere. Il mio modo di fare sicuramente è diverso dagli altri, ti tiene di fermo a ascoltare. Però se voi ragionate, andate alle basi, no? Queste cose cambiano totalmente la questione e fanno sì che tu possa poi avere un ottimo obiettivo oppure vivere totalmente dell'incertezza. Cosa cambia? Abbiamo detto che automaticamente il vero motore della cellula è il mitocondrio. E ci fermiamo qua. Prima di andare avanti, vado un attimo a vedere, a seconda dei due device, un po' qualche tipo di domanda e cominciamo dalla mia pagina Facebook. Quindi, prima di andare avanti, rimanendo qui fermi a mitocondrio, ci ricordiamo mitocondrio, che è mitocondrio, che perfetto, ci sono. Ho ancora tutti i neuroni più o meno connessi. Allora, andiamo un po' sopra. Allora, sì, interessantissima, di qua e di là, condividete Alessio, ok, sì, buonasera, buonasera a tutti. Allora, Jessica, sempre lei, spesso mi ha detto che se vuoi far crescere i muscoli devi mangiare molti carboidrati, ma se vuoi dimagrire devi abbassare i posti delle calorie. Quindi che si fa? Jessica, stai già capendo da sola che chi dice queste cose di norma porta un fisico da attaccapanni. L'unica cosa che sa fare è fare un paravento quando arrivano, cioè, e sbatte, sai quella roba che sbattono sulla finestra quando c'è il. No, dai, lasciamo stare. Non commento neanche, ma non su di te, sulla domanda giustamente posta, su una questione totalmente sbagliata. Ok? Lasciamo per i nutrizionisti, esperienza pessima. No, ma Enrico, guarda, anche lì, vedi, io spezzo una bilancia perché non è vero. La gran parte dei nutrizionisti, sì, ma ti assicuro che una piccola parte si sta svegliando da quel torpore, ha sempre più voglia di dire la verità, sanno molto bene quella che sia la verità e non tutti, sicuramente una larga parte. Insomma, ti tiene lontano da quello che è l'unica vera verità che si chiama risultato. Uno può dire un'opinione, io posso avere un'opinione, tutti abbiamo un'opinione, ma poi alla fine i libri delle testimonianze li porta solamente rispoli, quindi non si sa il perché di questa cosa. Guardavo se ne avevo uno, perché a me piace parlare con cognizione di causa, ma ovviamente no, ah no, eccolo, sì che ce l'ho. Io non posso non avere nella mia stanza
un bel libro delle testimonianze, quindi tutti possono avere un'opinione, ma nessuno poi ve lo sa dimostrare. Ok, condite la diretta, mi raccomando. Io ne ho cambiati due di nutrizionisti, Cristiano, risultati zero. Guarda, Cristiano, io seguirei, come uno dice, no? Che buon profumo di ragù. Da dove viene sto ragù? Seguiamo il ragù. Segui il ragù, chiama il numero verde e senti un po' cosa c'è di differente in questa situazione. Anche qua sono un sacco di clienti, parla con loro senza passare da noi. Ok? Bene, 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 vado un po' veloce perché voglio dire tante cose, ragazzi. Questa sera sarà una diretta lunga e dovrete supportarmi veramente per molto, 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 molto tempo. Diretta alimentare serve per prendere coscienza di quello che va. Sì, Alessandra, sì, serve per prendere coscienza, ma tu capisci che una cosa o si fa bene o non si fa. Cioè, non mi puoi dire ho fatto un diretta alimentare a caso. Cioè, porre enfasi sul problema non ti fa avere la soluzione. Cioè, come quelle persone che ti fanno fare un diario alimentare di 7-10 giorni prima di farti iniziare. Cioè, ragazzi, bisogna dare soluzione alle persone. Bisogna tendere la mano. Non bisogna farle abbottonare nel problema, far scendere giù e farle rendere ancora totalmente sole. Non si può fare una roba del genere. È assolutamente... Marco, sei arrivato tardi. Ah, ma tranquillo Marco, ce n'è ancora tanto da dire. Poi mi devo ancora scaldare, non ti preoccupare. Mi sto facendo un po' di training autogeno. E vogliamo parlare di quelli che si allenano con il cronometro. Ma sì, ma ogni tanto qualche fesso ne vedo anch'io. Io faccio molti sgarri, brucio molte calorie. Oggi ho fatto funzionale. Bene, Teresa, siamo tutti contenti. La domanda che si fanno in molti è funzionale a cosa? Nicola Conton, domani mi chiami, ma mi chiami per il rosé? Beh, chiedo ancora a trovare il rosé. No, ti ringrazio, chiamami in mattinata domani. Barbara, cose nostre ragazzi, cose che voi non potete conoscere. Nicola, non possono capire. Ok, bene, andiamo un attimo di qua, poi dopo continuiamo. Vedo Giuliano, Rosy e Peppe, Ale Poliz, Gloria, ragazzi buonasera a tutti. Vedo Raffaella, vedo Luigi, vedo Lorenzo, vedo Gianni, Doris, eccetera, eccetera, eccetera. Buonasera coach, Vincenzo da Schedo, uno spettacolo. No, ma è tutta una truffa, tutta una truffa. Bene, andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati al mitocondrio, qui con la mia bellissima faccia dispotica arrogante che continua a guardarti piena di testimonianze. Bene, e il mio libro bestseller che fa capolino, anche lui vuole stare un po' in mezzo, perché sennò, poverino, si sente un attimo, come si dice, solo. Andiamo avanti. Allora... cosa dobbiamo capire questa sera? Dobbiamo capire assolutamente che noi abbiamo tre situazioni, le quali io quando te le dirò, tre o quattro, ma sono tre veramente quelle importanti, ok? Quando io te le dirò, tu sicuramente in questo momento, veramente torno serio perché è estremamente importante la cosa e veramente devi pensare a quello che dico, non sono parole al vento, tu devi capire che se adesso ti dico queste tre situazioni, tu dirai, ah sì cazzo, quella volta ho preso peso, anche se guardavo le calorie. Porca miseria, questa persona con questa camicia verde petrolio che mi prende da morire, ok, perché non è ciò che dico che prende, ma è la camicia che prende, ovviamente, ok, fa sì che questa persona mi dica che ha ragione, perché mi è successo anche a me. Questa persona che delira alle volte, purtroppo, però dice la verità senza lasciare nulla al caso. Ora, quante volte mi è stato detto ho preso cortisone e sono ingrassato? Quante volte, anche oggi, proprio in chiamata, poche ore fa, ho preso la pillola, magari una pillola sbagliata, da banco, anticoncezionale, ok? E sono ingrassata. E mi ha dato, diciamo, il là per una pallina su un piano inclinato che non sono più riuscito a fermare. Dalla parte maschile. Ma guarda, da sempre faccio quel tipo di sport, all'inizio dimagrivo, all'inizio miglioravo, poi... Quante volte è successo? Quante volte mi avete detto questa situazione? Quante volte mi è stato detto, anche come ieri, ero in telefono con un'altra mia cliente? Quante volte mi è stato detto, ciao Cristina, quante volte mi è stato detto, ma sono molto stressata, sono molto stressato e automaticamente mi vedo gonfio, mi vedo flat, mi vedo acquoso, mi vedo brutto, sto prendendo peso, mi sembra di accumulare del grasso. Quante volte mi avete detto questa cosa? Quindi parliamo dell'effetto ormonale,
che hanno gli ormoni che non portano calorie sul grasso. Parliamo dell'effetto allenante che dopo un po' non persiste più e questo ti fa portare del grasso, qualcosa che nessuno vi dice mai. Tutti vi parlano di calorie, di input, di output, di robe assurde, ma è veramente stupida questa cosa. Prima di andare avanti, una piccola chicca. Qual è l'unica cosa che ti fa capire, perché tutto questo è veramente un marasma? Noi abbiamo quattro binari di perdita calorica. Il primo, velocemente, è metabolismo basale. 60% di quello che noi consumiamo deriva dal metabolismo basale. Ok? E fin qua ci siamo, scrivilo. Seconda cosa, attività fisica. L'attività fisica legata ad uno sport, ok, fa sì che però tutto questo sia sul 10-15%, che okay? A seconda del tipo di attività fisica che fai, della tua massa magra che si sposta e la tua ripetitività e il grado di intensità e densità che tu fai questa cosa, questo è normale. In più abbiamo il NEAT, cioè togliendo lo sport, l'attività fisica di tutti i giorni, la cinetica, il movimento, la meccanica, quello che io faccio, ok, tutto questo va a disperdere calorie. Persone veramente molto stressate, con dei tic molto forti, sono prettamente persone che tendono a perdere molte calorie, perché il NEAT quasi fa perdere molte più calorie rispetto a che cosa? All'attività fisica di base. In più capiamo immediatamente, poi più dico cose ragazzi, cioè potrei fare un videocorso di 48 ore su queste cose, ma va bene uguale. E poi arriviamo alla terza, quella più importante, che è l'unica insieme al metabolismo basale che lavora 24 su 24. Perché per quanto riguarda l'attività fisica, io prima ho fatto palestra e ho fatto palestra per 2 ore. Finite le 2 ore, ok, siamo fuori, ho fatto Repoc che va avanti, ok, il battito cardiaco continua a essere un po' accelerato. Nella mezz'ora successiva si abbassa letteralmente il cortisolo piano 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 senza drawback, fortunatamente, ok. E quindi automaticamente non devo mettere subito l'insulina, sennò metto grasso e capiremo dopo perché. E quindi automaticamente sì, però poi finisce. Quindi attività fisica finisce, nel momento che io vado poi a rilassarmi non mi muovo, non c'è niente, quindi non è 24 ore su 24. Il basale c'è sempre, e cioè ovviamente sempre che cosa? L'indice dinamico degli alimenti. Cioè una caloria, quando viene introdotta e viene mangiata, me la taglio, coltello e forchetta, me la assaporo, me la mangio, me la gusto, che bello che è questa caloria, quanto è buona, automaticamente questa caloria che entra nel mio corpo, nel mio organismo, fa sì che possa sviluppare un certo tipo di calore per essere a sua volta disgregata. Cioè la grande domanda è quanta fatica deve fare il mio corpo stesso per assimilare una caloria di proteine, oppure un grammo di proteine, che per meglio dire, quanta fatica deve fare per assimilare un grammo di grassi. Questo è il vero bilancio calorico. Tutti parlano di quello che tu assumi e di quello che tu perdi attraverso NEAT e attraverso attività fisica. Nessuno ti parla mai, ok, di quello che è l'indice dinamico. Perché? Perché nessuno vuole porti in enfasi che hai da pensare a cose molto più difficili, che non tutti possono sapere, che non tutti vogliono studiare, che non tutti possono sperimentare prima su se stessi poi sugli altri, che non sono delle semplici calorie. Io mi chiedo sempre, se tutto risultasse così facile da 3 numeri buttati a caso, saremmo tutti qui pieni di testimonianze, avremmo tutti un libro di recensioni, saremmo tutti così famosi, avremmo tutti un sacco di persone che ci guardano, avremmo un sacco di persone lifetime, avremmo un sacco di video YouTube, ma questo non succede, forse perché c'è molto di più dietro. Il calcolo calorico è uno specchio per la lode che ti buttano avanti in cerca magari dei tuoi soldi, vanno a truffarti lucrando sulla tua ignoranza. Questo è quello che avviene ogni cazzo di singolo giorno. Perché? Prima ho detto, quante persone mi hanno detto in questo momento, ok, ditemi, è NEAT, Teresa, però va bene lo stesso, ma non è problema, va bene anche NEAT, ok, sì, conosce Alans, ma perché leggo, è tutto scritto, Musti, tutto scritto, c'è un, come si chiama quella roba che, un teleprompter, è un teleprompter che mi sta facendo leggere tutto, capito? Quindi è per quello che sono veloce, fate gli scherzi. Quindi capiamo subito che il ruolo ormonale è veramente direttamente correlato alla tua, al tuo, come si dice, al tuo stato psicofisico, al tuo BMI, a quanta massa magra, massa grassa hai, eccetera. Perché? Quello che la fa veramente da padrone sono appunto gli ormoni. Quali? Prima di tutto il cortisolo. Capiremo dopo quale. Come? Capiremo ovviamente che il cortisolo è sempre legato a braccetto a quello che è l'insulina. Capiremo ancora una volta che il cortisolo è legato a braccetto a quelli che sono gli ormoni tiroidei,
E soprattutto per quanto riguarda le donne, questo è una, veramente una spada di Damocle, capiamo che il cortisolo è legato a braccetto con quelli che sono gli ormoni catabolici, ok, che possono risultare anche poi il progesterone e appunto gli estrogeni. Quindi sia da una parte progesterone per le donne, sia da una parte testosterone per gli uomini, anche se entrambi ci sono in entrambi i sessi, capiamo che queste sono situazioni veramente complesse. In più capiremo perché un'attività fisica iniziata oggi da un certo tipo di dispendio calorico, la stessa e medesima attività fisica protratta per un anno da un deficit calorico del 30-35% minore. Quindi quello che tu fai nelle stesse modalità adesso e fra un anno ti darà risultati del 30-35% minore rispetto a quello che fai adesso, senza cambiare nessun tipo di variabile, senza cambiare il tempo, senza cambiare l'intensità. Capiremo dopo come. Adesso ci fermiamo un secondo sugli ormoni, guardo se c'è il gobbo Alessandra, se c'è qualche altro tipo di domanda, ma devo dire che siamo abbastanza easy. Ragazzi, se avete qualche domanda fatemela in questo momento, perché mi fa piacere anche avere un po' di interazione. Voi intanto fatele, io intanto vado avanti con quello che è il tutto. Allora, capiamo cos'è il cortisolo. Allora, il cortisolo è stronzo perché è sia un ormone altamente lipolitico, cioè che tende a far perdere massa grassa, quindi buona cosa, ottimo, grande, piacere, ciao, sono Filippo, tu sei il cortisolo, bene, tutti amici. Però quando questo cortisolo fa come il pesce, quando ti arriva un ospite, no, sta più di 3 giorni, un po' puzza, uguale il cortisolo. Quando è perennemente alto, sto cazzo di cortisolo, sono 3 giorni che stai a casa mia, ora, tela, automaticamente fa sì che vada a incidere su un casino di altri ormoni e diventi automaticamente ingrassante. Perché? Va a sballare prima di tutto l'insulina e fa sì che ti si alzi automaticamente la glicemia, ok? E quindi diventi più insulino resistente. Ma l'enfasi, prima di cominciare a dire queste cose, non è tanto il cortisolo, è giusto che ci sia, va a braccetto, non ci potrebbe essere cortisolo senza poi una fase anabolica, questo siamo tutti d'accordo e chi è del settore giustamente lo sa, non vorrei dilungare ancora su questa ovvietà, ma è giusto anche che tutti sappiano un'ulteriore volta, detta in maniera molto basic la cosa, ma quello che è da capire è che il cortisolo deve andare a picchi, no? Va su, va giù, va su, va giù, ovviamente deve andare su con una velocità molto maggiore rispetto a quando va giù. Ma questo, vabbè, vogliamo essere tecnici? Siamo tecnici, ma non è tanto questo il problema. Il problema del cortisolo è quando perennemente è alto, è sopra la media. Se il cortisolo a picchi, abbiamo detto prima, ci ricordiamo che piacere, sono Filippo del cortisolo, poi ci vediamo domani, arriva e vieni, altamente catabolico, mi induce l'anabolismo, metabolismo basale alto, tutti felici, mangio tanto, dimagrisco, carboidrati la sera, tutto ok. Benissimo. Poi il cortisolo invece è perennemente alto perché? Perché qui è la grande bufala. Perché il cortisolo è perennemente alto? Da una parte non ci possiamo fare niente, abbiamo un lavoro che ci disturba, non possiamo fare niente, possiamo fare tantissimo, però è molto difficile sicuramente, ok? Abbiamo un lavoro che ci disturba, il capo ci fa incazzare, i miei dipendenti, i miei collaboratori hanno un cortisolo, che hanno un pelo di cortisolo, ma è normale, come fate a lavorare per me? È impossibile, ragazzi. Anzi, vi imploro di andarvene velocemente, perché è scientificamente provato che Musti ha preso 10 anni in 3 mesi, perché aumenta, cioè un po' come la legge della relatività, cioè vai più avanti nel tempo, capite? Quindi io mi staccherei immediatamente, ma detto questo, quindi hai un lavoro che non va bene, hai un lavoro che ti fa stare male, litighi spesso, non stai bene con te stesso, somatizzi, no? C'è chi somatizza come me sul cuore, c'è chi somatizza nella parte alta della pancia, c'è chi somatizza nelle malattie autoimmuni, ok? Addirittura ti vengono fuori delle pustole, dei brufoli, del qualcosa che non va bene, niente ti può aiutare, neanche il cortisone, perché è autoimmune, tu butti fuori questo stress in un sacco di situazioni poco carine, ok? C'è invece chi perde i capelli, c'è chi è altamente incazzoso, c'è chi, insomma, tutti voi purtroppo, insomma, sapete molto bene come funziona lo stress. E poi ci sono quelle che sono le cose rese impossibili da impostori del tuo futuro. Perché? Se io sono Filippo è stato sempre grasso, voi lo sapete bene, avete letto il mio primo libro Giù la maschera, quindi io sono grasso, non mi vedo bene, sto male, ho una gran pancia, sono molto brutto, ok? E mi dicono che devo automaticamente fare che cosa? Tenere un diario alimentare, contare sempre le calorie,
mangiare frutta e verdura 4 volte al giorno. Ora voglio vedere chi è lo stronzo che mangia frutta e verdura 4 volte al giorno. Porre la mia base di alimentazione solamente sui cereali, così da avere una pancia grossa così con delle fibre assurde, eccetera, 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 eccetera. Quindi mi impongo in una condizione impossibile che non è sostenibile. Ricordate le mie vecchie dirette, per far sì che un qualcosa possa essere ovviamente fruttifero, deve avere un meccanismo di azione, di avere dei meccanismi che vadano a rendere ciechi i meccanismi di protezione per l'omeostasi, ovviamente di avere una fase di sostenibilità. Questo è quello che succede. Ok, vi piacciono un po' questi argomenti? Vi piace come vi dico, solita diretta, cambiamo argomenti, parliamo di, cazzo, no, parliamo di mouse? Chi è quello che parla? Perché il mouse è nero? Perché io ho un mouse nero? Anche queste sono domande che non so, un po' come da dove veniamo, dove andiamo e chi siamo, è la stessa cosa, ragazzi, ok? Bene, stemperiamo un po' e andiamo avanti. Quindi, nel momento che tu sei costretto a fare un qualcosa che sia totalmente difficile, totalmente impossibile, ti giudichi? Dici, ma come mai gli altri ci riescono che sono magri? E poi dopo ti incazzi perché vedi la tua amica che mangia delle robe di più, dici, ma come cazzo è possibile? E lei poi ti dice, no, ma sai, io sono nel percorso sfera e mangio sempre i carboidrati da sera, tu non mangi niente, vai a letto con dei crampi della fame che c'hai le budella che si contorcono, ti svegli la mattina e dici, cazzo, almeno sarò 3 kg in meno, e ti svegli e sei 1 kg in più. Perché ti sei tutta accumulata l'acqua, non hai drenato niente, sei gonfia, e dici, ma allora, porca miseria, proprio Dio se l'è presa con me. No, non è bella questa cosa con tanti stronzi nel pianeta proprio con me, non mi piace questa cosa. Poi magari vedi che automaticamente il tuo amico fa un certo tipo di attività fisica diversa dalla tua, è molto più tranquillo, molto più sereno e tu sei sempre incazzoso e non ti sgonfi. Lui ha un bel addominale, non è perfetto, ma è piatto e tu continui ad avere la pancia gonfia, continui a essere magari pieno di grasso sottocutaneo. Perché la differenza abissale, voi dovete fare a braccetto queste cose. Allora, fate con me questo esercizio. Calorie stanno a perdita di peso, mera perdita di peso e stanno a grasso di tipo viscerale, cioè quel grasso non direttamente correlato allo sport, ma strettamente correlato a quella che è la vera e propria dieta nel senso stretto, cioè deficit calorico. Tu prendi una persona di 30 kg in più con un grasso subcutaneo molto duro, bruno, a cavallo della parte centrale del corpo, ok, che comunque fa molto male non solamente a livello estetico, ma anche a livello interiore per grandissima percentuale di rischi, attività, malattie cardiovascolari che comunque si propagano sempre di più anche a bassa età, tutto questo non va bene, attività prestazionali che sono veramente schifose da qualunque tipo di punto di vista, eccetera, eccetera, e qua ovviamente i commenti si sprecano, ma quello che noi dobbiamo capire è che tutto questo va a braccetto con calorie. Dall'altra parte tu hai quello che è attività mitocondriale, ormonale, eccetera, eccetera, quello che conta veramente, indice dinamico, che va a braccetto con che cosa? Grasso sottocutaneo, ok, e che va a braccetto con ricomposizione corporea, cioè non guardo la bilancia, ma guardo quanto sto bene davanti allo specchio. Sono questi due tipi di situazioni. Dopo 40 minuti, un'ora, non so quanto sia passata, siamo arrivati a questa parte qua. Quindi ripetiamo: da una parte segnatelo calorie. Perdita di peso che vedi là, solamente la bilancia che va giù, poi se tu stai bene o male non lo sai, e grasso viscerale dall'altra parte, cosa abbiamo nella mano destra, mano sinistra, mano destra, è a caso, non c'è un perché ha messo la mano sinistra, è a caso, okay, non c'è un perché, no, ma te lo dico nella prossima diretta, no, non c'è un perché, è a caso. Nella mano destra automaticamente dobbiamo mettere macronutrienti, dobbiamo mettere indice dinamico, grasso sottocutaneo e ovviamente ricomposizione corporea. Ok, questa è la grande differenza. Qui casca l'asino e non si alza più. Ok? Come il cortisolo perennemente alto va ad influire i tuoi ormoni. Il cortisolo noi dobbiamo immaginare che è un pezzo di merda, perché basta poco che puzza. È come un qualcosa che tu metti dentro la pasta. Vai, la pasta buonissima, ci metti quel pizzico di e la devi buttare via. Non va bene, perché rimane sempre lì, non va bene, ok? Non se va a picchi, ok? Se rimane sempre alto, cosa fa? Allora, a livello di insulina, automaticamente quando tu hai un cortisolo perennemente alto, la glicemia, ok, si alza. Alzandosi la glicemia senza che ci sia un carico glicemico, cioè della pasta, dei glucidi che sono arrivati dentro al corpo, ma solo perché il tuo cortisolo è alto, diventi mano a mano, non da un giorno all'altro, ma non ci vuole neanche troppo tempo, insulino resistente. Quindi da una parte l'insulina viene automaticamente, mentre la mia
presa con 200 fili tenta di farmi uno sgambetto morale, io la rimetto su, che non ci vuole stare, ma comando io, quindi ci devi stare, in quanto tu non hai decisione e non voti. Ok, quello che tu devi capire è che automaticamente l'insulina viene sbilanciata in questo modo. Altra situazione, il rapporto tra gli ormoni tiroidei T4 in conversione con T3, dopo capiamo queste cose molto veloci, si sbaglia, ok? Quindi gli ormoni tiroidei, cosa sono? I classici ormoni sono regolatori del peso. Quindi come si fa a metterli a posto? Automaticamente, ragazzi, non ci vogliono degli integratori, ci vuole il medico. Ci vuole che tu vada dal medico, non è impossibile, anzi è molto abbastanza semplice, ok? Che tu sia ipero o ipo, il medico ti sa indicare le situazioni adeguate, non devo essere io a dirti quello che tu debba o non debba fare. Però purtroppo, in via indiretta, anche quando c'è questo cortisolo perennemente alto, abbiamo queste situazioni. Ancora, andiamo avanti. Allora, diciamo che ci sarebbe un esame da fare molto importante, che è l'esame del T3 inverso, che non viene mai fatto da nessuno, però segnatevi questa cosa, che dietro sempre al vostro medico, quindi per capire un po' i livelli di T3, ma a parte questo, ok, quello che noi dobbiamo capire è che automaticamente il GH, che è un altro ormone altamente lipolitico, ok, ma altresì ha talmente ipertrofico l'ormone della crescita, si sballa, quindi si abbassa. Così come si abbassa che cosa? Si abbassa il testosterone. Quando il cortisolo è perennemente alto, sono stressato, no amore, sono stressato, facciamo domani, non sto bene, sono stanco. Cioè, ecco, in Giamaica non sono mai stressato. Sa perché? Anche la domanda, infatti la domanda della diretta è: che perché in Giamaica non sono mai stressati? Questa è la domanda cardine della serata, quindi non sta né in mano sinistra, mano destra, sta un po' in tutto, quindi questo è veramente l'inizio della diretta importante. Quindi questo è perché in Giamaica non sono mai automaticamente stressati. Questo è quanto. Parliamo adesso di estrogeni. Perché sugli estrogeni, ragazzi, dobbiamo stare particolarmente attenti? Intanto dobbiamo capire una cosa, che progesterone ed estrogeni fanno ovviamente capo alla donna, testosterone fa capo all'uomo, però questo ovviamente è intercambiabile. Perché? Non è che è intercambiabile, è che automaticamente anche il progesterone e gli estrogeni li abbiamo nell'uomo, fortunatamente, in dose più alte o più basse, a seconda delle persone e diciamo di ciò che cosa mangiano, dell'epigenetica dell'uomo e anche del territorio, però andremo in un'altra diretta, magari la faremo un'altra volta. Quindi soia, ragazzi, non mangiatela, aromatizzi, lascia stare la soia, ti prego, se vuoi far felice qualcuna, insomma, lascia stare la soia, la butti, ok, siamo tutti belli vegani, viva, ok, veganesimo, ma la soia la butti, mangi tutt'altro, perché non va bene, proprio sei... vai a estrogenizzare molto velocemente, quindi la cosa non è proprio il massimo, no? Quindi automaticamente anche la donna invece ha alte può avere alte o basse dosi di testosterone. Io vedo intanto che qui nel mio Android si sta automaticamente spegnendo, quindi invito immediatamente tutte le persone che sono nel gruppo chiuso a traslare subito nella mia pagina, perché tra 3 secondi la cosa potrebbe ovviamente spegnersi, ok? Questo è il quadro che si delinea. Quindi, se voi capite, si delinea un quadro totalmente sbilanciato. Quello che dovrebbe essere un corpo magro, tonico, sodo, drenato, ipertrofico, automaticamente si ritrova, ma in 3 secondi, ragazzi, veramente, cioè, io lo dico perché l'ho provato sulla mia pelle. Cioè, purtroppo, io mi ricordo i tempi che ero troppo stressato e sento tutti gli effetti che sto dicendo in questo momento a te. E io mi dicevo, ma come cavolo è possibile? Ricordo, avevo 18-19 anni, come cavolo è possibile che io guardo le calorie, ero perfetto e non vedevo i risultati che dovevo avere. Ponevo troppa fatica per i risultati che avevo. Ok? Qual è il problema? Che uno adesso dirà, ok Filippo, tutto bello, ma mi dici come faccio a non affondare in questa nave che cola a picco? Ora, qual è l'unico modo per abbassare drasticamente il cortisolo? Abbiamo 2 metodi. Il metodo, ecco, vedo che intanto si è completamente spento il mio Android, quindi insomma ti chiedo gentilmente di andare sulla mia... Eccoci qua, ragazzi, il bello della diretta, è il bello della diretta, sennò che diretta sarebbe se non ci fossero degli imprevisti, sennò, ragazzi, quindi vediamo chi è rimasto qui ad aspettarmi, ok? Perché la diretta prometteva qualcosa di interessante, quindi
aspettiamo un po' di vedere tutte le persone che stanno tornando fameliche, aspettando quella che è la soluzione a questi mali. Ciao Alessio, scusate l'interferenza, ma sono cose che ovviamente possono succedere anche nelle migliori famiglie, senza che questo pregiudichi ovviamente il dato della questione. Solamente io posso dirti questo, che cos'è una cosa che so io. Bene, bene, ciao Daniele, come state Daniele? Cosa fate in cui siete ancora a Rimini? Cacchio fate a Rimini, ragazzi. Quindi aspettiamo che tutte le persone arrivino. Vediamo che si stanno connettendo piano piano. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Ok, dai. Allora, abbiamo capito che eravamo rimasti dove? Come una persona può automaticamente abbassare il suo cortisolo? Allora, io prego veramente di stare altamente attento a questa situazione. Ne ho parlato un filo qui su Mai più dieta, perché sennò diventava un tomo enorme. Sicuramente scriverò un altro libro in seguito su questa situazione, ma voglio che tu in questo momento automaticamente stia molto attento a quello che dico. Come si fa ad abbassare il cortisolo? Allora, automaticamente devi cambiare ciò che tu fai che ti ha fatto andare in super, insomma, cortisolemia, cioè nel senso tu hai un cortisolo troppo alto dato dal lavoro, dato da una situazione che non ti piace, da una relazione che non va, da un'insoddisfazione, questa cosa ti porta a essere troppo alto col cortisolo. Ma questo purtroppo spesso noi non lo possiamo cambiare, o perlomeno i tempi del cambiamento sono veramente molto lenti. Quello che noi dovremmo fare in termini molto veloci si chiama carboidrato. Allora, il cortisolo si abbassa molto bene con una perdita di intensità da quello che è il fautore del cortisolo, che non è l'attività fisica, porca paletta, ok, ma è ovviamente il fautore del cortisolo, cioè un problema, ok, eccetera, 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 eccetera. Quindi automaticamente quello che dobbiamo fare è inondare, intanto rispondo a qualche messaggio che mi stanno dicendo che non ti vedo più, non ti vedo più, ci siamo ancora, è inondare il corpo di quelli che sono carboidrati. E purtroppo, ragazzi, si entra in un vero e proprio circolo vizioso. Perché? Perché la persona dice: ok, ma mi hanno detto che devo mangiare pochi carboidrati, devo mangiare poche calorie, deve esserci una grossa disparità tra input che assumo di calorie e deficit che butto fuori per dimagrire, ma facendo questo il cortisolo si alza in maniera perenne. Non ho le armi, non ho non sono padrone della situazione per contrastare il tutto attraverso un allenamento idoneo che mi combaci con questa situazione, e tu giri in un circolo vizioso dove mangi poco, stai male, sei ingrassato, gli altri vedi che sono tutto felici, tu sei una merda e la pancia non va via. Stai male, gli altri sono tutti felici, tu sei incazzata. E magari la tua cellulite non ti va, perché la cosa brutta per una persona, e capiamo, ci eravamo fermati prima agli estrogeni per le donne, è questa. Perché per le donne è una vera e propria spada di Damocle? Perché purtroppo, ok, contrasta il cortisolo e il progesterone. E il progesterone che cos'è? È l'anticamera degli stessi estrogeni. Quindi cosa succede? Vuol dire che tu automaticamente, donna, diventi una persona senza progesterone. Quindi cosa fai? Il bilanciamento, gli ormoni non vanno presi a quantità, le calorie vanno prese a quantità, i macronutrienti. Ho preso 100 grammi, non puoi dire ho 100 grammi di quantità testosteronica. Va bene, va male. La domanda è rispetto a cosa? Cioè, gli ormoni vanno bene rispetto a qualcosa. È come un gioco di fili, no? Tu ne fai salire o scendere uno, automaticamente suonano tutti i campanelli. Cioè, è tutto collegato. Quindi, fermandosi il progesterone, cosa succede? Anche se tu non hai troppi estrogeni, diventano troppo sbilanciati rispetto al progesterone, perché il cortisolo è troppo alto e non si può produrre, quindi automaticamente hai troppi estrogeni circolanti. Questo è un problema. Perché è un problema? Perché se da una parte gli estrogeni per una donna sono la sua vitalità,
una donna è bella, è vitale, è felice, è molto femminile, è altamente disposta a quello che è la vita, è felice di farlo quando gli estrogeni vanno tutto bene. Quando gli estrogeni sono troppo alti o troppo bassi, automaticamente la donna non sta bene perché butta fuori troppa acqua, è incline a prendere peso come fosse a badilate. Ma ragazzi, vedete quanto tutto questo porti a prendere peso, che tutto quello che ho detto ti porta a prendere peso, ed è da mezz'ora che non parlo di calorie. Quindi purtroppo, cioè o per fortuna, ma non è né purtroppo né per fortuna, ragazzi, la vita è questa. Cioè non è giusta o sbagliata, non è che io sono contro le calorie o sono a favore di sistemi diversi, io sono a favore del vostro successo. Non sono contro qualcosa, le persone sono stupide perché dicono Filippo, il dottor Rispoli è contro il calcolo calorico, ma non sono così stupido, io sono a favore dei risultati. Se i risultati devono essere assunti seguendo tutte quelle che sono gli schemi, è mio onere seguirli. Pormi, diciamo, a idealista, ok, andare avanti con questa croce al posto, queste calorie al posto della croce, come dovesse assaltare Gerusalemme alla terza crociata quando le avevamo prese dai musulmani, automaticamente con Riccardo Cuor di Leone, poi Templari, Casino, vabbè, cose mie, ok, automaticamente, tra l'altro, del cazzo è finito il tesoro dei Templari, non lo so, non si sa, vabbè. Automaticamente quello che noi dobbiamo capire è che tutte queste situazioni ti fanno prendere peso. E tu non parli di calorie, perché magari mangi bene, magari nella tua credenza parli, mangi bene. Io non sono contro il calcolo calorico, come non sono contro lo squat, o contro il cronometro, o contro le fasi di forza. Sarei un mero stupido. Io sono a favore dei risultati, senza che questo debba pregiudicare la tua qualità di vita, anche se magari non vuoi fare le gare. Anche se magari non vuoi andare a mettere il sederino in mostra come fanno tutte le bikini, anche se magari vuoi solamente essere bella, magra, tonica in forma senza essere svenata, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è nel mio gruppo chiuso ha visto che ho messo volontariamente per fare un po' di polemica una foto di Lettra Lamborghini, ne parlerò nella prossima diretta, non sono impazzito, l'ho fatto perché c'è un discorso molto sensato da fare. Ok? In Giamaica non sono mai stressati perché fumano marijuana. Teresa, guarda, ti sei salvata in corner. Brava. Brava, 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 brava. Ah, ecco, adesso capisco molte cose. Quindi quella che mi ha venduta come disfunzione ormonale non era altro che questo dislivello. Sì, ma le disfunzioni. Allora, il corpo, cioè il corpo normale, cioè uno nasce senza, addirittura ragazzi, cioè non è oggetto della diretta, però il nostro stress primordiale ci viene inflitto in un contesto genitoriale non idoneo ancora quando tu sei a livello del feto nella pancia. Io lo so, sono specializzato in patologie alimentari, non è questa la diretta e non mi va neanche di scherzarci sopra perché si scherza su altre cose, ma un corpo ideale, perfetto. Immaginiamo nell'Eden, no? Adamo ed Eva, ok? Che nascono perfetti, un'epigenetica perfetta. Le disfunzioni ormonali non esistono. Cioè, questo discorso ho delle disfunzioni ormonali. Sì, può essere un problema tuo genetico nello 0,1 dei casi, che è l'eccezione che conferma la regola. Certo, ma nel 99,9% periodico sono situazioni indotte da che cosa? Da qualcuno che dice di mandare qualcosa e non qualcos'altro per troppo tempo, da qualcuno che ti costringe a fare un allenamento che tu non senti, ma non sei in grado di dire che non vuoi farlo perché non è il tuo lavoro. E quindi alla fine sei costretta a fare cose che tu non debba fare. Ma quante ragazze, quante persone automaticamente ho portato a quante persone ho portato a, diciamo, a far venire, diciamo, di nuovo le loro cose, il sistema mestruale perfetto, a togliere la menorrea solamente con due integratori. Io già qui leggo persone che dicono domani chiamo. Non è oggetto della diretta, però ragazzi chiamate adesso, cioè il numero sta continuando a suonare, cioè chiamare domani vuol dire automaticamente io non mi merito di essere bella. Perché? Perché lo farò domani. Perché non, chissà cosa succede se sto bene. Oggi ho parlato con una persona, non voglio dire chi è, perché sono cavo di nostri e non dico mai nomi. Ma gli ho detto, signorina che stai parlando con me in questo momento, cioè tu non devi dire che fai questo per stare bene solamente nell'aereo. Tu devi stare bene con te stessa per sentirti bella, devi essere eccitata a comprare un vestito e mettertelo subito e vederti bene.
devi stare bene con te stessa, devi dire io mi merito di stare da Dio, non ti devi sentire in colpa nell'urlare che desideri fottutamente vederti come cazzo non ti sei mai vista. Questa è la verità. Dire chiamo domani a me non mi cambia niente, però vuol dire semplicemente, con tutto il rispetto, non mi merito di farcela, mi sento in colpa nel desiderare di più. Quando poi tu vedi persone qui dentro che, partendo da situazioni veramente difficili, hanno avuto in me dei complimenti assurdi perché sono riuscite a fare veramente qualcosa di grande, loro dicono ci hai cambiato la vita. Ragazzi, la vita ve la siete cambiati voi, io non ho fatto niente, io vi ho messo le bacchette addosso, ho detto fate, guarda, queste sono le istruzioni, ma avete fatto tutto voi. Cioè, quindi avendo queste garanzie, voi dovreste chiamare domani o dovete chiamare adesso? Io penso che dovreste chiamare adesso, per avere qualcuno che dà una mano. Quindi, per riuscire a raggiungere risultati, unire quelle che sono le vostre passioni a un desiderio che oramai da troppo tempo è diventato sfumato, questa è la verità. Chiamare domani vuol dire semplicemente, ok, io forse non mi merito veramente, chi sono io per? E ti giudichi. Noi tutti abbiamo fatto un sacco di cazzate, io più di tutti, binari fatti male, step by step che non hanno portato l'obiettivo, ok, non ci giudichiamo. No giudizio, no conflitto, cioè andiamo avanti, ma veramente, dico sul serio. Ok? Forti templari, ma li hanno sgozzati tutti malamente. Sgozzati si è andata bene. Medioevo, sì. Basso medioevo. Basso medioevo, Enrico. Marianna, eccola qua, eccola qua. E Marianna, non domani, anche tu. Domani vuol dire, a me domani vuol sempre dire sì, ma non posso. Ora. Graciela Andino Fernandez, ti chiedo scusa per la mia pronuncia veramente schifosa, ok? Se tu non riesci a dimagrire, devi anche capire una cosa molto forte, che probabilmente stai facendo un percorso che non è quello. Cioè il tuo corpo vuole la stessa cosa che vuoi tu e vorrebbe magari dimagrire, però nessuno gli ha dato ancora le competenze per farlo. Quindi magari segui il flusso, vai a seguire persone che... diciamo hanno testimonianze, tu stessa magari come donna ti vanti di seguire solamente persone che ti permettono di fare San Tommaso, fai San Tommaso, quindi visto che hai questo tipo di desiderio, fallo immediatamente, ok? Chiama ora, cioè nel senso, qua stanno, vedo che cazzo sta chiamando il mondo, quindi ci sta, ok? I risultati sono tutto, se trovi qualcosa che dei risultati non fuma allora devi fare brava, brava Doris, brava, 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 brava. Sofia, eccoti qua, un'altra lifetime, io non mi sono mai amata, ora voglio amarmi, voglio dire che mi merito quel che desidero, grazie. Assolutamente sì Alessandra, e chiunque si porga a giudicante delle vostre situazioni vi fa capire che voi obiettivamente dovete stare al posto vostro. Cioè, vedete com'è facile? Cioè, io poi più me ne dicono, più divento un pavone. E non è che sono adesso così, che sono letteralmente perfetto. Lo ero quando non lo ero. Perché quando tu capisci che... cioè, nel momento che tu automaticamente capisci che stai facendo qualcosa di giusto, è come già se tu fossi arrivato, no? Avete presente quando voi sbagliate strada, no? Dici, porca puttana, oh, porca miseria, dovevo svoltare a sinistra, ho svoltato a destra. E quello, guardi, i navigatori, dici, cazzo, avevo il telefono che l'avevo messo al contrario, quindi vabbè, anche scemo io, ma vabbè, a me ci può stare, non siamo dei geni. Rivolti il navigatore dice ok, mancano solo 58 km e vabbè, però sai che quella strada è sicura, no? In quel momento ti senti già arrivato, sì, ok, c'è un po' un senso di rabbia, ma poi diventa rivalsa dopo 2 km, ma ti senti già arrivato. Quindi voi, quello che dovete fare è immediatamente trovare la strada giusta. Sapete molto bene quella che è, sapete molto bene quella che è, e che spesso non è facile prenderla, perché è più facile avere la gratificazione immediata di qualcuno che ti dice mangia meno di quello che consumi. Ma se tu vuoi questo da me, non venire qui, perché cioè non avrei scritto un best seller su Amazon dicendo queste cavolate e non avrei ovviamente un libro di testimonianza dicendo queste stupidaggini. Insomma, io capisco tutto, ma io penso che alla fine i nodi vengono ovviamente al pettine, ok? Bene. Non si riesce a capire finché non sei dentro il percorso. Bravo, brava, 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 brava. Ho chiamato alle 23:30. Vedi Alessandra? Alessandra, tu sei una, scusami, con le ovaie. Con le ovaie. Perché Alessandra ha detto io chiamo alle 23:30. Le hanno risposto cordialmente alle 23:30 e con tutta calma il mattino era dentro. E ora già è step by step nel suo obiettivo.
non sarà domani, non sarà dopodomani, non sarà fra un mese, ma automaticamente, passate le prime 1-2 settimane, che già Alessandra sta vedendo che è totalmente diverso da quello che facevi prima, già ti senti cambiata e stai già pensando come la tua vita potrà cambiare in meglio. E sono strassicuro, che incominci a dire a gran voce, magari un po' sussurrando, ma hai la forza di dire, che te lo meriti. E non ti senti, non devi più permettere a nessuno di dire quello che devi o non devi fare. E non devi permettere a nessuno di dire che non puoi permetterti di arrivare al tuo obiettivo. Quindi brava Alessandra. Chi invece dice non è brava Alessandra, scema le altre o gli altri, è che Alessandra testimonia quello che ho detto adesso, quindi mi fa molto piacere. Lo so Gregorio, questo è normale, quello che dicevo prima automaticamente, ok? Ci sta. Dimagrisci, ma mi raccomando non fare troppo. Vabbè, ma non troppo Luigi, ma sai da quant'è che mi dicono di non fare troppo? E poi io già faccio, cioè vabbè, lasciamo stare, poi chi verrà il 4 ottobre, cioè lì proprio, lì, allora, lì sono talmente, allora, ho fatto una roba talmente egocentrica che spesso mi dico, Filippo, non è che hai esagerato sto giro? Perché forse ho esagerato un po'. I miei collaboratori, che automaticamente sanno già qualcosina, ma non troppo, cioè, non me lo dicono perché hanno paura che io li vinci, però ho detto, ma questo è completamente fuso, è fuso. Roberta, anche mio marito è dentro al progetto e posso garantire che ti si vedono. Grazie Roberta, mi fa estremamente piacere la tua testimonianza. Bene, 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 bene. Vero Virna, qui è crista personale, solamente sto litigando con i miei limiti, vinco io. Ma assolutamente sì, ma non devi litigare. Devi solamente accettare la situazione e dire ok, perfetto, prima non lo sapevo, qualcuno mi ha detto delle cose sbagliate, non c'è problema, ora adesso però comando io e la bacchetta magica del mio desiderio la comando io. Il timone ce l'ho io e vaffanculo il resto. Un bel vaffanculo spesso aiuta un sacco di cose. Ok? Quindi andiamo sull'ultima questione che abbiamo detto prima. Abbiamo capito gli ormoni, quindi quella cortisolo e insulina su tutti che legano, no? Tutti gli altri. È tutto chiaro su questa cosa? Bene. Passiamo a questa situazione. Perché? Vedete che la diretta è veramente molto lunga, ma penso che un po' a tutti possa piacere e a chi non piace, onestamente, me ne frego altamente le palle. Quindi non c'è nessun tipo di problema. Mi chiedo, mi autochiedo se questa cosa mi vada bene e automaticamente sì, la risposta è sì. Quindi mi sono autochiesto. Ciao Mica, Micaela. Sei curioso Enrico, eh? Ma perché no Gregor? Ma tu ce l'hai la tiroide, si chiama Eutirox. Cioè, tu hai una disfunzione che viene coperta dall'Eutirox, quindi tu stai da Dio. Il fatto che tu in questo momento dica che non lo puoi fare è una scusa, o ti hanno fatto credere qualcosa, visto che loro non ci riuscivano a farti, sino che allora non prenderesti l'Eutirox. Cioè, cacchio, allora dici non prendere l'Eutirox. Certo che ce la fai, Gregorio, se vuoi innalzarti, raggiungere il tuo obiettivo, avere qualcosa che non hai mai avuto, devi cambiare ovviamente dei paletti. Ok, devi capire se sei una persona in grado di reggere a quello che è il mio percorso, se ce la puoi fare, entrare, se per te può essere un percorso stimolante e se riesci a reggere non vuol dire se riesci a fare, è se riesci a avere le caratteristiche giuste per essere scelto, preso e portato dentro, ok? Potrà essere saccente, ma è la verità, ok? Non vedo l'ora che arrivi il 4 ottobre, avevo in programma in programma qualcos'altro, bene, bravo. Alessia, io personalmente sono in questo campo da 8 anni, ho ottenuto i miei risultati prendendo 36 kg, brava. Mi farei seguire da te per stare ancora meglio con me stessa. Sono sempre dell'opinione che avere un aiuto in sala a livello morale, fisico, ok. Perché ti faresti e non ti fai? Perché forse Alessandra, io adesso provo a essere, Alessia scusami, a essere un attimo un po' indiscreto, spero di non essere maleducato, però tu sicuramente hai già dato prova di essere una persona forte, perché perdere 36 kg è veramente tanto. Ora, un sacco di persone purtroppo si ricordano da Alessia quando aveva qualche chilo in più, quando non si sentiva a suo agio, quando magari era un po' più timida, quando magari cercava di nascondere la propria timidezza con qualche risata di troppo, quando magari si faceva tirare l'acqua addosso, ma cioè le offese addosso, ma la prendeva un po' in scherno, o magari si chiudeva in se stessa, non ti posso conoscere, ok? Però le persone hanno questa fotografia di Alessia e dicono in questo momento, certo, che okay, è un dislivello di 36 kg, è palese che Alessia in questo momento sia una bellissima ragazza e stia bene, però magari perché Alessia non può meritare di vedersi molto meglio? Perché Alessia si deve ancora giudicare per l'errore che ha fatto prima? Perché Alessia non può volere di più? Perché non può ambire alla bellezza estrema, cioè quella che è la sua, non quella che giudico io, quella che vuoi tu? Perché non puoi avere ancora di più? Perché dobbiamo sempre limitarci? Perché dobbiamo
Se ho sbagliato prima, allora tanto vale che sia adesso perché ero già 36 kg in più. Ma io me ne frego di quando ero obeso. Io tutti i giorni devo essere più bello del giorno prima. Non me ne frego un cazzo se l'8 di agosto ne faccio 34, ma non me ne importa. Tanto a 44 sarò più bello che adesso, e qual è il problema? Cioè, non me ne frega niente. Cioè, io devo essere il massimo ogni giorno e devo smettere di giudicarmi. Smetti di giudicarti adesso. Non dire io mi farei seguire. Io voglio farmi seguire, voglio provare a entrare nel percorso, voglio chiamare, voglio sentire se è tutta una truffa, se è vero, se mi ammazzate. Fallo ora. Salvatore, over 50, maschio ginoide, da sempre cosa può fare? Allora, diciamo che il ginoide non esiste, semplicemente una persona che per sua epigenetica dai 4 ai 14 è stata prevalentemente grassa con un grasso subcutaneo troppo alto, tende ad estrogenizzare, ad aromatizzare, questo ti porta ad ingrassare nella parte bassa, cioè nelle culotte de cheval, fianchi e glutei. Cosa può fare? È adottare sicuramente un programma che ti vada a stimolare la capillarizzazione della parte bassa senza che questo ti aumenti il lattato. Il come, ovviamente, entra nel percorso, noi saremo lieti di farlo come abbiamo fatto con tante altre persone. A me, vedete, io non sono di parole, io sono di fatti. Perché Salvatore può dire, ok, perfetto, ti sfido, entro, diretta e pubblica, Salvatore può venire qui e dire, Filippo, sei un truffatore, non ce l'hai fatta, ma non avete mai visto nessuno dirmi queste cose. Avete visto persone accusarmi del fatto che mi sono dopato 2000 anni fa? Ok, qual è il problema? Avete visto persone denigrare la mia mandibola perfetta? Ok, gustibus non è un problema, ok? Ma nessuno avete mai visto venire qua e dire ok, perfetto, una truffa, non ci sono riuscito. Automaticamente. Avete ben troppe prove. Quindi, Salvatore, se veramente dici ok, ora negli over 50 comando io. Perché a 50 anni mi sono rotto i coglioni a seguire quello che dicono gli altri, adesso gli faccio un po' quel cazzo che voglio, fallo adesso, non farlo domani, non sentirti in colpa, tu ti devi meritare di fare di più. Chiama adesso l'800 477 385, porca miseria. Ma poi il perché, non è che è un perché, dici, il perché è assurdo, perché io penso a me. Se io avessi avuto uno stronzo in camicia petrolio, anche senza il petrolio, che mi avesse detto ti prendo per mano e ti porto al tuo obiettivo quando non sapevo che pesci pigliare, magari, ma magari, avrei perso molto meno tempo, buttato via una fracassa di soldi in meno. Immagino tu a 50 anni quanti percorsi hai dovuto sottostare che ti hanno tenuto fuori dalla verità e che ti hanno fatto buttare un sacco di soldi. Maria, ecco, Maria Concetta, guarda, proprio te volevo. Io sono senza tiroide, mi hanno riempito di cazzate e un mese di sfera ho perso quasi 7 kg. Brava, brava, grande. Anche perché mi ricordo la tua telefonata, mi fa piacere su tutti, devo essere sincero, ma è umano, mi fa estremamente piacere per te. 7 kg in un mese, mangiando carboidrati senza fare la fame, ma sono un truffatore, ci sta. Quindi veramente grazie Maria Concetta, mi fa veramente estremamente piacere, veramente piacere. Quando dicono che l'età ti impedisce di dimagrire, Sandra, tu sei il nostro altro che crociate. Sandra è il top, grande Sandra. Ci possiamo sentire in privato, Gregorio? Assolutamente no. L'unico modo per sentire in privato me stesso è quello di essere me stesso oppure chiamare il 800 477 385. Ora hai due scelte: essere me stesso è dura, puoi provare come ghost a entrarmi dentro ma non ti assicuro il risultato, chiamare è un po' più semplice, ok? Non ci sono discorsi, cioè si chiama, si prova, si capisce, ok, guarda, ti possiamo aiutare, sei idoneo, non sei idoneo, ricevi un sacco di materiale gratuito. Cioè il massimo, la cosa peggiore, vieni inondato di materiale gratuito, cioè non è che dici ok, non mi hanno ammazzato, nessuno ti ammazza, ok? C'è anche la garanzia soddisfatti rimborsati, quello di fare entrare tutto qua, ok? Quindi mi raccomando, Gregorio, le parole, cioè un uomo si vede dai fatti, che io sono un uomo e mi valuto dai fatti, non dalle parole. Sono molto bravo come oratore, ma ci vogliono i cazzo di fatti, non ci vogliono le parole sterili, ci vogliono i passi compiuti, quelli solidi, ok? Questo è importante, ok? Grazie Maria Concetta, mi fa veramente, giuro, un sacco di piacere. Grazie Teresa. I costi è una follia. Non so di che costi tu stia parlando, forse quelli che tu hai dovuto sottostare nel non avere risultato su questioni di percorsi. Sì, quelli sono una follia. Grazie Andrea.
Grazie Andrea. Non c'è mai limite al meglio, ma sempre alzare il livello. Bravo, 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 bravo. Alessandra, se hai il coraggio di dire che non ce la fai, ma vuoi seguire, fidati, vengono incontro. Grazie Alessandra, grazie mille. Grazie, mi fa. Ragazzi, stasera siete. Devo fare dei read? Allora, quindi qual è la terza situazione? La terza situazione è quella che vi ho detto prima, cioè se io inizio oggi a fare palestra, no? Faccio un qualcosa di diverso, faccio un qualcosa che automaticamente mi tiene impegnato anche a livello mentale, perché magari non ho mai fatto CrossFit e inizio CrossFit, perché magari non ho mai fatto palestra e inizio palestra, perché non ho mai fatto funzionale e faccio funzionale, perché vado in sala da ballo e faccio ballo. Mettiamo me, mettiamo che oggi Filippo Riscoli vuol fare ballo. Nella prima settimana, e io vi prego, non guardatemi perché è una scena veramente pietosa, ok? Però, quindi, ho detto ballo e c'è un motivo. Io non so ballare. Sono automaticamente, tra me e il ballo, è un po' come dire l'Antartide e il Polo Nord. È uguale, ok? Quindi, automaticamente, raggiungere la perfezione per me dovrebbe dire veramente tanta fatica, perché parto molto lontano. Quindi, immaginate il livello di stress mentale, difficoltà, la sudorazione, il problema. Mettiamo che io sia molto caparbio e per un anno continuo a ballare. Posso avere magari un'ottima insegnante e mi fa fare step by step tutti i passi. Tra un anno la mia capacità di ballare, pur essendo io una verita merda in questo e non piacendomi neanche troppo, comunque sarà migliorata. E automaticamente tutta quella difficoltà mentale che avevo nel sostenere quei passi, nel fare quell'attività fisica, cardiovascolare, eccetera, eccetera, sarà molto più bassa. Quindi la mia perdita calorica sarà del 30-35%, molto più bassa. Ecco perché chi ti allena dovrebbe essere bravo a cambiare l'allenamento, non a darti l'allenamento. Qualunque allenamento può essere spiegato, anche uno per uno, mille per mille. Può esserci sempre un perché. Quello che fa veramente la differenza non è l'allenamento. Quelle persone un pochino ignorantine che mi dicono ai miei collaboratori, mi confronti, mi fai vedere questa scheda, vedete, scrive su Instagram, credendo che sia io che risponda, ma mi guardi questa scheda, ma va bene o va male così, a muffo? Può andare bene, può andare male, che ne so, è la continuazione. È da dove vieni, in che modo te la cambiano, che epigenetica hai avuto, così da non farti mai abbassare e farti andare a toccare quel triangolo delle Bermuda che si chiama meno perdita calorica del 30-35%. Questa è la vera difficoltà. E anche quando abbiamo parlato di calorie, la persona continua a mangiare nello stesso modo, continua a allenarsi nello stesso modo. È uguale all'anno scorso, ok, alla stessa massa magra, ma ingrassa. Dice, come cazzo è possibile? Sarà l'età? No, non sarà l'età. Noi abbiamo un sacco di persone over 50, over 60, over 40, neanche li dico perché, cioè, oramai ci sono anch'io, quindi insomma manca poco, siamo dei giovincelli, ok? Però abbiamo veramente, anche over 60 sono dei giovincelli, non è quello il discorso, è che abbiamo differenti età. Non è l'età, è che tu stai facendo qualcosa di sempre uguale e quindi il tuo corpo è andato verso l'omeostasi e si abbassa sempre i suoi ritmi. Questa è la verità. Quante situazioni abbiamo parlato questa sera? Quante cose ti ho detto che nessuno ti aveva mai parlato? Quante cose ti ho fatto scoprire? Non ho parlato di calorie, non ti ho fatto imbestialire facendoti fare dei diari alimentari, non ti ho fatto andare giù di testa scaricando le applicazioni tipo MyFitnessPal, ma solamente quella della nostra applicazione appunto per redigere la dieta. Quante cose ti ho fatto vedere? Hai avuto un sacco di testimonianze. Addirittura Andrea è lifetime lui, è lifetime la moglie. Abbiamo 2 miliardi di lifetime. Gente che ha detto io voglio stare con voi a vita. Non so se, cioè, dall'altra parte ti giri, però guardiamo anche gli altri. Ti giri, Photoshop e prima e dopo. Ti giri verso di me, lifetime, video YouTube e appunto libro testimonianze. Ok, è tutto molto saccente. C'è gente che dice, sai, tu parli troppo, quindi è tutta una truffa. Non sta a me automaticamente convincerli, io lascio parlare solamente i miei studenti e chi sta con me. Chi verrà il 4 ottobre vedrà poi dal vivo quello che è veramente il progetto Sfera e vedrà perché ho scritto Fitness Illusion nell'evento. Ma io penso che in questo momento devi semplicemente lasciare da parte quelle che sono le tue scuse e spostare tutte le tue incazzature, incomprensioni, nelle quali nessuno poi ti ha saputo aiutare, in un percorso efficace, efficiente e garantito. Tutto qua. Non vuole essere il mio? Non c'è problema, ma ci mancherebbe altro. Non ci sono nessun tipo di problema. Io sono molto onesto a dire che il mio è l'unico che funziona in questo modo ed è l'unico che dà risultati in questo modo visibili e tangibili. Vuoi fare qualcos'altro? Il n'y a pas de problème pour moi.
sono problemi per me, traduco per insomma, chi non frequentasse la Riviera Romagnola negli anni 2000, insomma, dove la qualità delle francesi, francese era molto alto, quindi un minimo di francese devi anche sapere un attimo districare, per, insomma, un minimo, no? Che poi non si delini tutto in aggressione, mettiamola così. Ok, bene, bene, bene. Ragazzi, vedi, cerchiamo di fare un connubio tra quello che è attività divertente e informazioni, perché io penso che la vita deve essere anche essere vissuta con un minimo di sorriso, nonostante magari i problemi che uno possa avere. Quindi hai capito che il cortisolo è un qualcosa di fondamentale e tutto quello che faccio nel mio progetto è per abbassare il cortisolo. Perché ho preso i tutor? Io poi lo spiegherò meglio magari a Milano, ma perché ho preso i tutor? Perché voglio incazzarmi con i tutor ogni giorno? Perché magari ti abbassi il cortisolo lo stesso. C'è l'area riservata perché prima magari non ti infortuni, non ti alzi il cortisolo. Hai il mio contatto diretto per non lasciarti solo, per avere una guida, per non alzarti il cortisolo. E posso andare avanti da qua a domani l'altro. Non c'è perché Filippo ha un ego grosso così, o no, ho un ego grosso così, ma questo non mi cambia, non mi tange il fatto che qui ci sono un sacco di risultati. Francesco, perché l'ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, ok, non esistono. E ho già fatto questa diretta 480 volte, ma è giusto tu Francesco che me lo chieda, perché magari è la prima volta che mi segui. Ok, grazie Raffaella, ma magari ne possiamo parlare ancora della prossima, perché non esistono. Cioè non è che cresci più lentamente, è che non esistendo la cosa, c'è cioè un po' come il mostro di Loch Ness. Perché il mostro di Loch Ness non si vede mai? Perché non, cioè, non esistendo era un'increspatura dell'acqua presa da una macchina fotografica di merda che ha portato un sacco di turismo, quindi bene all'economia scozzese, però insomma, non esiste, cioè, fine. Cioè. Quindi sarà ora che diminuisca un po' di chilometri, vuole sembra mi fare bene, Sara. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Andrea, mi fa estremamente piacere, perché nonostante, beh, che stasera è un po' freschino, però siamo in estate, un sacco di persone qui ha un sacco di cose belle da fare, io stesso, però è importante anche dire cose che magari sicuramente qualcuno adesso verrà a dirmi, no, perché tu dici sempre la verità, ci porti via il lavoro, dobbiamo mangiare anche noi, va tutto bene. Ora io capisco tutto, siamo tutta una grande famiglia, senza di me, una famiglia che non mi vede, però automaticamente, insomma, alla fine i nodi vengono un po' al pettine. E io vi ricordo che porre sempre, diciamo, enfasi su quello che è piccolo, cioè sulle calorie, grazie a te Francesco, ne parliamo se vuoi in una prossima diretta. Poi chi è adesso qua, vada un po' sul mio gruppo chiuso, entri dentro, parli con i miei clienti senza passare da me, vada un po' a vedere se quello che dico è vero. Sbugiardatemi, sfidatemi, fitness illusion, molto semplice, ok? Quindi automaticamente, no? Quello che noi dobbiamo fare in questo momento è porci delle scelte davanti a noi. Rimango così, continuo a giudicarmi, oppure dico no, cazzo, valgo, ce la posso fare, ok, eccetera, eccetera, eccetera. No, Dino, non me ne frega assolutamente, assolutamente nulla. Ok? Rico, guarda, lavorare per me non è facile. Ciao Chris, ciao, buona serata. Ragazzi, che dire, veramente bella diretta, ragazzi, almeno a me è piaciuta, quindi è piaciuta a tutti, questa è la regola. Che dire, se avete qualche altra domanda, io sono felice di rispondervi, se no vi auguro veramente la buonanotte e mi vado a leggere qualcosa, ok? Vediamo se arriva qualche ultima domanda. Intanto entrate nel mio gruppo chiuso Fitness Illusion e andate a sbugiardarmi ponendo enfasi e facendo così. Sei il mio hater, no? Vai nel mio gruppo chiuso, mi sbugiardi, così io automaticamente vengo espulso dal mercato e hai vinto tu. Io ogni giorno pongo la sfida, sia mai che qualcuno riesca a raccogliere il guanto. Ok? Grande Igor, grande, 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 grande Igor. Quindi, se hai capito, Igor, che sono scuse, ma è bello vivere da perdenti, ragazzi. Cioè, a me fa schifo, in quanto io non perdo mai. Cioè, nel senso, è che qua, sei arrogante. Ok, sono arrogante, però non perdo. Cioè, porca puttana, sarò arrogante, però non è che Cristiano Ronaldo è arrogante. Cioè, Cristiano Ronaldo vince, poi se non è bravo a fare la carbonara, sono cazzi suoi. Però se io vinco, vinco. Che cazzo ne so, devo dirti io? Ok? Grazie, Marianna, mi fa veramente molto piacere. Grazie a Alessandra, grazie a tutti, grazie a Lifetime, grazie alle testimonianze, grazie, grazie, grazie. Marco, lo farò nella prossima diretta se vuoi. Ma
Marco, poi se veramente vuoi lavorare per noi, contatta l'ufficio, lasciaci la mail e non si sa mai. Io non te lo consiglio, non sto scherzando, però veramente fallo, fallo. Meglio stress metabolico, tensione meccanica per crescere. Cosa vuol dire? Cioè, Luca, nel senso, lo stress metabolico, che cos'è? Cioè, nel senso, fammi capire cosa intendi tu per stress metabolico. Cioè, stress metabolico, tu magari intendi un certo tipo di fase di forza esplosiva rispetto a una tensione costante data dal tutto? Forse quello può essere una domanda più intelligente. Dipende di capire cosa c'è nel muscolo. Cioè, ci vedremo magari nella prossima diretta, faremo una diretta un po' più impegnativa su questa cosa, ma capendo cosa c'è nel muscolo, capisci poi come svilupparlo. Se non sappiamo cosa c'è nel muscolo, ragazzi, difficile capire come migliorare un qualcosa che non sappiamo di cosa è fatto. Veramente difficile, ok? Ecco perché non andiamo nel centro della Terra. Se non sappiamo che cazzo c'è, io non ci andrei. Cioè, è anche abbastanza intelligente, no? Grazie a te, Teresa. Grazie a te, Giuseppe. Grazie per la diretta. Domani me la riascolto per la tua info molto importanti. Ma sei stato un treno. Come al solito, Virna. Un treno. Sempre. Asfalto. Grazie a te, Carla. Grazie veramente a te. Io ringrazio tutti, ragazzi. Buona serata. E ci vediamo alla prossima diretta.